la Toscana in bocca non potevano mancare però i sapori di mare, e grazie ai nostri Coradossi. Grazie a voi. Senti, una pappa al pomodoro però ce l'avevi già preannunciata, con il sapore di mare. Ma sì, abbiamo fatto questa pappa, diciamo, pistoiese a base... in più abbiamo aggiunto i calamari, i gamberi, il polpo... Ecco, però lasciandola sempre delicata come deve essere, sì, la pappa, quindi non... Non tanto... Non a zuppa di mare, sì, ecco. Non a zuppa di mare, no, è una pappa delicata, anzi... Il pesce rimane ancora più delicato. Ecco, mentre invece chi vuole un piatto con un pochino più di grinta, abbiamo il nostro cacciucco. Il cacciucco della Via Regina, un cacciucco fatto senza lische, perché la gente apprezza di più, perché con le lische si... Senza combattere, via. Nel mangiare. Comunque è un piatto che ha riscontrato... Ecco, tutti e due un grosso apprezzamento qui alla Toscana in bocca. Sì, davvero, siamo contenti. Per ora... Siamo già 13.000 presenze soltanto ieri e tanti si sono fermati anche al vostro stand. Sì, davvero, siamo più dell'anno scorso, sinceramente. Eh sì. E essendo anche più ristoratori, più c'è stata molto più, diciamo, molto più affluenza di pubblico, e abbiamo lavorato tutti quanti, siamo contenti. Noi siamo tutti contenti. Ecco, siamo aperti tutto il giorno di oggi, sabato, e domani domenica. Domani sera a mezzanotte. E quindi, insomma, grosse sorprese anche di numeri, piatti non sono più una sorpresa. No, piatti, se Dio vuole, vedo che sono piatti che riscontrano la clientela. Benissimo, e poi dal lunedì nei locali pistoiesi, ma ovviamente anche al Coradossi. Grazie. Ciao, grazie. Ciao, grazie.